Ciao ragazzi, siamo nel secondo episodio di FIFA, dove faremo le prime partite. Allora, sicuramente posso Lorenzo metterò Radu, perché questo Lorenzo ha 48 di overall, e Radu ne ha 75 e può crescere veramente molto. Iniziamo subito con le partite e farò vedere il riepilogo. E subito si parte col Benevento che fa una bella azione su parata di Radu. Ah no, questo è gol del Benevento, scusate. Questo gol del Benevento dell'1-0. Benevento è partito molto bene. Finalmente Radu fa una parata. E questa squadra veramente, cioè, se perdiamo contro il Benevento, vero con i turnover, però cioè sempre perdere contro il Benevento. Qui c'era quasi il 2-0, però è uscita di pochissimo. Per veramente. Ah no, in realtà poi l'ha presa Radu, anche un po' a fortuna. E qui stavamo soffrendo contro il Benevento con i turnover, però comunque sempre Benevento. Qua Pinamonti tira, però esce di pochissimo. Purtroppo. Pinamonti il turnover, vabbè. Comunque è molto giovane. Sanchez qui se ne va, se ne va, se ne va. Fa un tiro di destro, pam, e segna l'1-1. La palla entra. Poi l'Inter continua. E Pinamonti prova a fare un gol e non ci riesce perché il portiere la para. Montipò, chi è questo qui? Poi continua la partita. Qui recupero di Colaro, non ho visto chi è. Poi Pinamonti qui fa un gol finalmente dell'1-1, del 2-1. Quindi l'Inter passa in vantaggio, almeno contro il Benevento. E Pinamonti qua si è posizionato benissimo, ha fatto uno scatto perfetto. E poi lui fa un bellissimo tiro. Che è un po' la deve anche. No, questo qui è il tiro dopo, scusate. Questo qui è la giocata dopo. Allora. Poi attenzione, qui stavano per segnare. E Kolarov, grazie alla sua marcatura, riesce a fare prendere meno io il pallone a Radu. Farlo colpire peggio l'attaccante. Qui. Non so chi era quello, però comunque non riesce a fargli arrivare la palla in porta. E perché era troppo alta. Si arrabbia, ovviamente. Però molto bravi i difensori a marcare qui. Poi qua D'Ambrosio fa un brutto intervento e prende un giallo. Vabbè, qui finisce la partita contro il Benevento. Poi partita contro lo Shakhtar Donetsk. Subito un'azione dell'Inter con Szoboszlai, no, con Lautaro, scusate, che di destro fa un bellissimo, no, non fa un bellissimo gol, parata. Poi qui tacco, attenzione al centro, poi Szoboszlai la prende di destro, fa un bellissimo tiro e segna l'1-0 per l'Inter. Szoboszlai fa l'1-0. Poi Barella fa un bellissimo tiro però deviato e non arriva in porta. Fa il centro di nuovo che sia qua la prende, fa un bellissimo tiro che la prende il portiere, poi sbatte nel palo e che sì, poi non riesce a prendere, cioè poi la prende però sbaglia perché vabbè, azione bellissima di che sì, qui troppo spazio per il difensore. E fa il gol dell'1-1. Radu non la prende. Qui la poteva anche prendere, magari mettendoci la mano. E qui Romelu Lukaku stava per segnare un gol. Qui bella la copertina di Stupignan. La copertura di Stupignan. E qui gol dello Shakhtar, il 2-1. Poi questo Stupignan corsa no, di Szoboszlai, scusate, pam, l'avevo spostato il ruolo perché avevo cambiato modulo. E il gol di Szoboszlai che la pareggia, Szoboszlai partitone 2-2, fa lui il pareggio a doppietta per lui. Bravissimo Szoboszlai, l'ho messo mezzala, tipo una specie di mezzala, cioè mezzala offensiva, tipo una specie di seconda punta proprio a sinistra.
Non facciamo l'intervista per stavolta. E andiamo. Campionato, come vedete, si è abbastanza bene. Siamo terzi alla fine, cioè prime partite. Ho fatto un compareggio. Invece in Champions siamo primi insieme a Borussia Mönchengladbach, che ha battuto il Real. Allora, il video finisce qui, ci vediamo nel prossimo video, ciao!